Perché i pazienti talassemici hanno le ossa più fragili? Quali sono i danni causati dalla talassemia appunto sulle strutture ossee e soprattutto cosa fare per ridurre l'impatto di questa patologia già di per sé invalidante? L'abbiamo chiesto a una vera esperta, la professoressa Maria Rosaria Ambrosio, che abbiamo incontrato qui a Bologna in occasione del 19° congresso nazionale della SIOMS. Professoressa Ambrosio, cosa succede a livello osseo nei pazienti con talassemia? La talassemia è una malattia rara che per le sue caratteristiche a livello dell'eritropoiesi ha un notevole impatto sull'osso, soprattutto a livello vertebrale, dove possiamo ritrovare delle anomalie specifiche che vengono definite platispondilia. Associato a questo, il paziente talassemico ha molte complicanze, anche endocrine, che possono per esempio riguardare le gonadi, quindi il paziente può essere mancare di ormoni sessuali, e questo può comportare la comparsa di una osteoporosi che è di un aumentato rischio di frattura a livello vertebrale che richiede ovviamente indagini e trattamento specifico. Professoressa, lei ha parlato di alcune alterazioni specifiche, cosa sono esattamente? Allora, a livello vertebrale, per esempio, ritroviamo delle deformazioni che sono specifiche della talassemia, che possono manifestarsi a livello radiologico con delle vertebre, per esempio, appiattite. Professoressa, queste alterazioni a livello dell'osso dopo quanto tempo si manifestano? Cioè già dalla prima infanzia oppure solo nell'età adulta? Il quadro è un quadro che si stabilisce fin dall'inizio, diciamo, della vita di questi pazienti, ma che si può manifestare e diventare, diciamo, anche più rilevante, soprattutto se la patologia di base non è ben trattata. Ecco, poi accennava anche a complicanze endocrinologiche che a loro volta influiscono sulla salute dell'osso. Quali sono? Le complicanze endocrinologiche più frequenti che il paziente talassemico può incontrare è un ipogonadismo, quindi la mancanza di ormoni sessuali nel maschio e nella femmina, ma possiamo ritrovare anche alterazioni a carico per esempio della tiroide o piuttosto che a carico delle paratiroidi. I pazienti talassemici spesso hanno un deficit di vitamina D, hanno un'ipercalciuria i cui meccanismi ancora non sono ben noti e quindi è un quadro molto complesso. Di sofferenza ossea. Di sofferenza ossea, su cui si possono stabilire anche trattamenti specifici della talassemia stessa, nel senso dei ferrochelanti, di alcuni farmaci ferrochelanti che vengono utilizzati. Che a loro volta danneggiano l'osso. Che in qualche caso possono danneggiare anche l'osso. Ecco, a questo punto veniamo alla domanda più importante. Cosa fare in questi pazienti? Partire fin dall'età giovane con dei trattamenti preventivi dell'osteoporosi? Aspettare che la malattia si manifesti? Ecco, cosa fate? Sicuramente l'osso va studiato nell'ambito della talassemia e a questo riguardo ci sono delle linee guida specifiche della patologia talassemica che ci suggeriscono di fare la densitometria ossea fin dall'età più giovanile. La densitometria ossea però nelle nostre valutazioni che stiamo conducendo non è l'esame diagnostico più affidabile. Noi in effetti stiamo cercando di individuare quale può essere la metodica più appropriata per andare a studiare i pazienti talassemici. Oggi presentiamo un poster in cui noi abbiamo confrontato il risultato della densitometria con quanto si ottiene anche con la TAC eseguiti a livello lombare a questi pazienti. Siete al suo centro, un centro molto importante, c'è una lunga tradizione di cura della talassemia, appunto l'ospedale di Ferrara. Che consiglio possiamo dare ai colleghi appunto che si trovano a trattare questo tipo di pazienti riguardo proprio alla salute dell'osso? Di affrontare il problema il prima possibile, di trattare al meglio il paziente per la sua patologia ossea, supplementarlo di vitamina D e intervenire con i farmaci antiriassorbitivi laddove c'è indicazione.